Ciao ragazzi, siamo gli Estate Gorilla, esperti del fitness, trasformiamo le persone con il corpo libero. E oggi in diretta da Sapalazzo siamo qua per parlarvi di una cosa che appunto sta succedendo in questo momento. Sì, allora intanto questo video si cancellerà tra 24 ore, quindi o lo guardate adesso o non lo guarderemo più. Ma volevamo un po' comunicare con voi, infatti sarà un video questo qua senza tagli, senza editing, proprio preso, fatto e caricato, esatto. Per parlarvi un po' dei contenuti di questo canale, non so se... vi siete accorti, comunque abbiamo continuato, noi siamo su YouTube da penso 5 anni, sì, 5 ormai, anni, 5 anni, sì. Abbiamo portato di tutto su questo canale, da vlog a workout, food challenge, challenge stupide, scherzi, prank, abbiamo portato un ricette, po' ricette, un po' quello che sfide. Insomma ci piaceva, no? Il Gorilla Survival, i lavori duri. Infatti, intanto fateci sapere il motivo per cui vi siete iscritti al nostro canale. Esatto. Perché poi, che cosa è successo? Praticamente, come tutti di voi ormai saprete, in quarantena abbiamo avuto un'impennata, perché comunque pubblicando i nostri workout abbiamo allenato tutta Italia per quanto riguarda appunto l'allenamento a corpo libero. E quando però poi, insomma... la quarantena è finita, abbiamo deciso di fare una cosa, dato che molti di voi si erano iscritti solo per i workout, ma il canale era un mischione di roba, per rendere le cose un po' più pulite abbiamo deciso di creare un secondo canale di soli workout. Molti di voi siamo resi conto che non lo sanno, ma non lo sanno tuttora, non lo sanno, quindi in caso abbiamo creato Street Gorilla Workout per avere un canale dedicato solo all'allenamento, un canale più diciamo professionale, un canale dove portiamo tutorial, workout, solo esclusivamente di fitness, con i pesi, sì, sì, non, casa, eccetera, in modo tale da avere questo canale, come era prima, un canale di solo intrattenimento. Molti però hanno criticato questa scelta, perché hanno detto no, voi dovevate creare piuttosto un canale di intrattenimento e lasciare il canale di workout. O molti, insomma, altri invece hanno consigliato invece di lasciare un canale unico per mettere tutto in missione. Sì, esatto. Altra anche cosa che secondo noi era comunque sbagliata, perché appunto mettendo magari un workout e uno ci segue per un workout, poi sì, facciamo uscire per esempio un Gorilla Survival e la gente dice cosa fanno questi due rimbambiti. Esatto. Invece noi siamo in realtà due versioni della stessa medaglia, cioè facciamo sia intrattenimento e sia workout, cioè ci piace fare tutte e due, quindi è anche sbagliato identificare solo come quelli dei workout e mai come appunto l'intrattenimento, perché... o viceversa, come, cioè, nel senso, molti ci vedono come intrattenitori ma non sanno che abbiamo una palestra, sì, sì, che abbiamo un coaching online, quindi seguiamo a distanza anche un sacco di persone per quanto riguarda l'allenamento, abbiamo dei trainer che collaborano con noi, abbiamo un sì, team, sì, sì, molto vasto, no? E insomma, perché volevamo parlare con voi? Intanto volevamo spiegarvi che non è che ci stiamo fermando, anzi abbiamo tante novità in serbo per voi, però ci eravamo resi conto che c'era questa confusione tra le persone che non si rendono conto che noi, o che non sanno, che noi abbiamo diverse sfaccettature, sì, insomma, sì, no? E quindi intanto vogliamo chiedervi se secondo voi abbiamo fatto bene a creare un secondo canale di workout, se sapevate questa cosa, e ripeto, fateci sapere qual è il motivo per cui vi siete affezionati a noi, vi siete affezionati al nostro canale, il motivo per cui vi siete iscritti. Abbiamo provato anche a portare comunque altri sport sul canale, però anche lì pensavamo di andare molto meglio, ma in realtà portando altri sport è stato quasi peggio. Addirittura è stato un video sul football che ha fatto 2000 views. Cioè, quindi in realtà noi siamo riconosciuti più che altro per il calisthenics. Abbiamo appunto una palestra di calisthenics. Forse stavamo addirittura pensando di riproporre dei video alla vecchia maniera, sì, con delle challenge, delle sfide, degli, sì, allenamenti tutti insieme, poi senza fare troppi spoiler faremo anche dei workout insieme a voi, se vi farà piacere sarete ospiti in questo canale. Scrivetelo ovviamente, sì, qua sotto nei commenti se vi interessa questa cosa, se volete che riportiamo un po' la, sì, vecchia scuola, diciamo, all'interno della palestra, ma anche quando farà più caldo, sì, magari anche al parco, certo, dove, sì, sì, capiterà. Sì. E soprattutto ci sarà una novità, questa la spoileriamo subito, dato che molti di voi sono iscritti anche per il Gorilla Survival, per i lavori duri, quindi video di intrattenimento un po' estremi, da domani lanceremo un nuovo format, ovvero
il format dell'Urbex. Questa sarà la grande novità che faremo quest'anno, dato che comunque siamo anche due atleti, sì. In realtà riusciamo anche a fare magari cose che non tutti riescono a fare, oltre ad avere una buona dose di palle, perché non tutti ce l'hanno, e rischio, perché ci assumiamo anche un rischio anche dell'illegalità, cosa che non tutti vogliono, perché cosa probabilmente che riceveremo denunce, sì. Riceveremo multe, insomma, però se ne vale la pena, siamo disposti anche a assumerci questo rischio. Cosa quindi, che abbiamo fatto ieri, abbiamo cioè fatto, domani uscirà un video dove noi praticamente entriamo, so che anche il nostro videomaker ora si arrabbierà, però entriamo illegalmente. Illegalmente o legalmente, in realtà non è che abbiamo rotto niente, anzi. Diciamo che la porta di casa, tra virgolette, era chiusa, era, però siamo riusciti. Aperta, la porta di casa. La porta era aperta, esatto. Cioè, comunque siamo entrati in questa villa abbandonata, è una cosa molto inquietante, perché poi sarà un video a più puntate. Abbiamo visto addirittura un qualcuno con le corna, vi dico solo questo. Cioè, abbiamo visto il diavolo, vi dico solo questo. Cioè, una roba folle. Comunque fateci sapere se può interessarvi questo tipo di format, perché comunque è stato divertente farlo. Sì. Ci sono delle cose da migliorare, ci siamo già resi conto del video che si possono migliorare ancora tante cose per renderlo più coinvolgente, però insomma da domani verrà lanciato questo nuovo format. Quindi insomma, quindi tanto mi raccomando, state sintonizzati, domani alle 17.30 uscirà un format molto pesante. Poi ovviamente riprenderemo con gli altri video, le altre cose. Però mi raccomando, intanto vogliamo appunto avere con voi un dialogo. Fateci sapere, ripeto, se c'è un video a cui siete particolarmente affezionati. Qual è il motivo per cui avete cliccato sul tasto iscriviti al canale? Cioè cos'è stata la cosa che vi ha fatto affezionare? E soprattutto fateci sapere che cos'è che magari in questi mesi vi ha fatto stufare di guardare anche i nostri video, perché comunque siamo anche disposti a capire gli errori, esatto. Capire che cosa abbiamo sbagliato, se abbiamo sbagliato qualcosa, cioè perché non guardate più magari i nostri video, perché avete perso magari voglia, ci sta. Cioè, noi, essendo che ci teniamo a questa cosa, sì. Stiamo facendo questa appunto domanda, perché se noi facciamo un qualcosa che appunto la gente stufa, non gli piace, non ha voglia di guardare, esatto. Anche per noi poi diventa frustrante, esatto. Farlo, perché poi non va bene, esatto. Quindi noi cerchiamo comunque di assecondare anche le persone che ci guardano, siamo disposti a fare in realtà tutto, sì, sì, sì. Quindi siate cattivi ai commenti, siate anche duri, li leggeremo tutti i commenti, però avete solo 24 ore di tempo, perché poi domani, prima dell'uscita del video, questo video verrà cancellato. Detto questo, abbiamo già, secondo me, parlato anche fin troppo, perché sarà un video proprio senza tagli. E niente, noi ci vediamo domani, ore 17.30. Domani ci vediamo alla casa, raga. Ciao. Casa. Oh, ci sta, ci sta. Da, magari. Non se lo carichiamo.